65% in attacco, 5 ace, insomma una bella partita da circoletto rosso. Ma sì, siamo riusciti a ad avere un bel ritmo tutti quanti, penso oggi ci abbiamo messo un pochettino a entrare, penso i primi due set fino al 10 ci abbiamo messo un pochettino a carburare, poi da quando ci siamo sciolti un po' anche con la battuta, con il braccio in battuta, siamo andati via lisci, quindi buoni segnali di ripresa dopo esserci lasciati alle spalle un 2019, finale del 2019 con qualche scoria, quindi vuol dire che il lavoro in palestra, che è tanto per colpa di Giangio che ha parlato prima, funziona e quindi continuiamo così. Senti, quanto è importante vincere partite come queste in modo così netto? È importante per la testa, è importante perché si risparmiano energie? Ma è importante per il ritmo, è importante per far divertire il pubblico, è importante per divertirci noi, perché il rischio magari delle partite, tra virgolette, sulla carta facili è quello di abbassare il tuo ritmo e stare lì un pochettino agonizzante, poi alla fine porti a casa la partita, però la sensazione che ti rimane è quella di amaro in bocca. La sensazione secondo me che abbiamo stasera invece, dopo un'oretta e 20, un'oretta e mezza di pallavolo di questo livello, è invece soddisfacente. Abbiamo risparmiato sì qualche energia, però siamo anche contenti di aver giocato bene. Sì, cioè, come parla Gianni di questo switch, no? Che secondo lui è arrivato tutto dal lavoro in palestra durante la settimana, insomma, come vi sentite voi giocatori, ne avete parlato, come vi ritrovate in campo? Noi in campo ci troviamo bene, siamo un pochettino stanchi, un po' imballati perché abbiamo fatto logicamente un periodo di carico approfittando di questa sosta che c'è stata a Natale, e stiamo continuando a spingere forte e speriamo di arrivare in un picco di forma verso il 20 di febbraio, invece da giocarci qualcosa di importante. Ma qual è il vostro obiettivo più vicino a corto raggio, diciamo, prima della Final Four? Ma l'obiettivo è quello di trovare il ritmo, ritrovare la nostra sicurezza, ritrovare quello che si è visto stasera, metterlo in pratica, cercare di metterlo in pratica ad ogni partita e portarci a casa punti.